Venerdì 29 maggio si è svolta la terza edizione dell'ITD Day, l'evento del Club Dirigenti Informatici dell'Unione Industriale di Torino dedicato all'innovazione tecnologica e alle idee di coloro che lavorano costantemente per delineare nuovi scenari futuri per il nostro paese. Una giornata in cui sono state raccontate case story aziendali sulle più importanti novità tecnologiche declinate nei contesti internet. Ma si riesce a innovare perché ormai la tendenza spinta è quella dell'innovazione. Quanto si riesca a innovare lo vedremo nei prossimi tempi, perché siamo un po' allo start-up. Direi che Torino, come già nel passato è stato, è locomotiva di fenomeni di cambiamento. Lo è stata con l'automobile, quando è nata l'automobile, poi abbiamo dovuto fare a meno l'automobile, ci siamo inventati altro. Questo è sicuramente un aspetto che potrebbe fare di Torino di nuovo locomotiva per l'innovazione. Qui tra l'altro sono nati progetti importanti di Smart City, l'amministrazione ha puntato e investito molto su questo tipo di attività, quindi credo che da qui possa, anzi più che possa nascere, è già nato un meccanismo virtuoso che ci porta a investire e a innovare. Complice il fatto che l'Unione Europea mette a disposizione fondi sull'innovazione, quindi da Horizon 2020 ai Pommetro che stanno adesso atterrando sui territori. Quindi sicuramente la strada è quella giusta, bisogna investire sicuramente e un po' cambiare mentalità.